Care elettrici ed elettori, buonasera a tutti. Mi presento a voi in qualità di assessore uscente dell'amministrazione Massaro e mi ripropongo come candidato della lista numero 1, coordinamento per Flasso, guidata dal dottor Giuseppe Di Certo. 5 anni fa è iniziata la mia avventura politica perché spinto dall'amore per il mio paese. Decisi di essere parte attiva di questa comunità. E grazie a voi ho avuto l'onore di vivere questa esperienza. Esperienza che mi ha portato a toccare con mano le grandi problematiche di un piccolo comune come Frasso, problematiche risolte con interventi mirati e ponderati, non con progetti stratosferici, ma con azioni concrete. Dunque, oggi mi sento in dovere di continuare ciò che è stato intrapreso in questi 5 anni nel solco della continuità. Questa sera vi parlerò di alcuni punti dell'operato di questa amministrazione e del relativo programma di sviluppo che mi hanno visto impegnato in prima persona. Iniziamo con un punto molto importante che riguarda la rimozione delle barriere architettoniche, dove faccio un po' di autocritica, si poteva e doveva fare di più. Tuttavia, l'importante è aver iniziato il percorso che nei prossimi 5 anni, sono convinto, porterà i suoi frutti. Percorso iniziato l'anno scorso con dei piccoli interventi, ma con le idee ben chiare. Una volta censite, dunque, oltre ad avviare dei progetti ad hoc, si possono prevedere in modo progressivo fondi da destinare a tal proposito, sistema già attuato per altre attività che hanno portato degli ottimi risultati. Risultati come il centro CAPSDA, che ha visto in questi anni una straordinaria affluenza, registrando la bellezza di 15.000 accessi, con una media giornaliera di 20 utenti, dal bambino al pensionato, dallo studente all'operaio, insomma un posto per tutti. Il CAPSDA è un centro a servizio del cittadino, un luogo pulito, confortevole, dotato di 7 postazioni internet, di cui una adibita ai non vedenti, un tutor qualificato, servizio e consulente informatica, biblioteca e area studio. Inoltre fornisce agli utenti iscritti internet wifi 24 ore al giorno, ovviamente gratis. Questa esperienza ci ha fatto capire l'importanza dei servizi informatici e quindi, nel solco della continuità, è nostra intenzione potenziare e creare nuovi punti wifi dislocati nel paese. Parlando di buoni risultati, come non citare il nostro Capodanno? Capodanno Barfly, evento modello, esportato in molti paesi. Una notte magica, grazie alla quale tutte le famiglie frassesi da 5 anni festeggiano il Capodanno in tranquillità, sicurezza, comodità, dove genitori e figli, insieme a tutta la comunità, trascorrono con spensieratezza la notte più bella dell'anno, lasciando a casa l'auto. Quindi, nel solco della continuità, sarà un punto che l'amministrazione curerà con massima attenzione. Attenzione come quella dedicata alle politiche sociali e al ripristino delle aree urbane. Un esempio chiaro è quello della nostra villetta, luogo che era diventato a dir poco fatiscente, in totale stato di abbandono, una vera e propria pattumiera pubblica. Oggi invece è ritornata ad essere quel luogo d'incontro, quel luogo sicuro, dove i bambini possono crescere, socializzare, divertirsi a diretto contatto con la natura.
Questa è la chiara dimostrazione di come con un piccolo investimento, ma con grande impegno, si possono ottenere notevoli risultati, non solo per quanto riguarda l'aspetto estetico, ma un vero e proprio miglioramento della qualità di vita. Nonni e genitori mi capiscono. Bravo. Quindi, sempre nel solco della continuità, l'idea è di esportare i criteri adottati per la villetta al giardino delle scuole d'infanzia, così da completare tutta l'area del comprensorio scolastico, zona che è già stata oggetto di riqualificazione, come il parcheggio antistante la comunità montana e il cortile delle scuole. L'ultimo punto per questa sera tratta il tema di Terra Vecchia, la nostra storia, le nostre radici, il nostro borgo medievale, trascurato per decenni. Oggi è oggetto di riqualificazione con interventi di ripristino dell'architettura originaria, atti a riportarlo al proprio splendore. Inoltre è stato avviato il progetto di recupero dei murales, che ha interessato 3 opere, più una quarta in fase di ultimazione, e nel solco della continuità è stato avviato un progetto che riprende la manifestazione Terra Vecchia in chiave moderna, fermo a 26 anni fa. Concludo, e proprio nel solco di quanto già fatto, mi auguro che mi diate la possibilità di continuare quello che è già iniziato e di proseguire con la stessa determinazione. Non lasciatevi influenzare da false promesse, ma constatate i fatti. Con ciò vi invito a votare la lista numero 1, coordinamento per Frasso, guidata dal dottor Giuseppe Di Cerbo. Buonasera a tutti, passo la parola a Raffaele Di Cerbo. Grazie.